Ci troviamo nella press area dell'ottava edizione di Shortini Film Festival con Antonio Amore, regista, autore di Non vale quello che pesa, cortometraggio in concorso nella sezione Neorealismo. Buonasera Antonio e benvenuto a Shortini Film Festival. Buonasera Carmelo, grazie a voi dell'ospitalità. Festival fantastico, complimenti, 4 giorni di film, di eventi molto molto interessanti e un'occasione per me importante perché è il primo festival a cui il mio cortometraggio partecipa, quindi grazie dell'ospitalità. Questo però non è il tuo primo lavoro. Come regia, sì, è il mio primo, è la mia opera prima, avevo già fatto altri lavori in scrittura, anche realizzati, anche premiati in altri festival, però questo è stato il mio banco di prova di regia diretto. Quanta emozione nel vedere il tuo lavoro proiettato al pubblico qui a Shortini? È parecchia, perché alla fine si chiude un ciclo che è importante, si fanno tanti sacrifici, tante fatiche per riuscire a produrre un cortometraggio, a fare un prodotto difficilissimo da mettere insieme e alla fine vedere un pubblico che sta guardando il tuo film, insomma non c'è appagamento migliore, insomma questo è importante. Il tuo cortometraggio tratta un tema, devo dire, particolarmente impegnativo. Del resto anche la sezione Neorealismo era stata pensata proprio per mettere in evidenza alcuni aspetti più delicati, se vogliamo, della società che noi viviamo ogni giorno. Nel lavoro di preparazione, di scrittura, qual è stato secondo te il momento più complesso? In realtà la scrittura è durata poco perché l'idea è stata fulminante. C'è un processo che ha portato a quest'idea. In realtà io arrivo da Roma, un giorno a Roma per caso ero su un autobus e ho sentito un anziano dire una cosa che mi ha colpito molto. Il livello di civiltà di un paese si misura dalla capacità che quel paese ha di prendersi cura delle persone più deboli. Ed è stata una cosa molto forte perché in quello stesso periodo venivano presi dei provvedimenti e uno di questi provvedimenti riguardava proprio l'abbassamento e la diminuzione delle pensioni, insieme ad altri provvedimenti un po' meno giustificati, di scelte politiche meno giustificate, penso anche a scelte e operazioni militari e via dicendo, senza voler entrare comunque nell'analisi politica. Detto questo, l'idea mi è cominciata a girare per la testa ed è nata subito la sceneggiatura. Il momento più difficile è stato decidere di realizzarla, perché il cortometraggio è abbastanza forte. Sicuramente non vuole essere una provocazione. Vuole solo essere un grido d'allarme, quello sicuro, non è una provocazione, non c'è nessuna presunzione e non c'è neanche l'intento di, anzi, non si vuole offendere nessuno, perché gli argomenti sono veramente pesanti. Però sì, è un grido d'allarme, perché ci sono stati dei fenomeni a seguito di determinate scelte politiche italiane per risolvere questa crisi che, insomma, non sono stati molto piacevoli da vedere. E adesso su cosa stai lavorando? Qual è il progetto su cui ti stai concentrando in questo periodo? Ma io ho una sceneggiatura lunga, un lungometraggio che ho già scritto da circa un paio d'anni, si è anche piazzato ad un paio di concorsi per sceneggiature, è arrivato in finale, spero di riuscire a realizzarlo. È sempre molto difficile, in un periodo come questo poi non si può pretendere di dover realizzare o poter realizzare un film, perché le risorse possono servire risorse importanti, però bisogna comunque provarci, andare avanti, perché è quello che uno sente di dover fare, insomma. Allora, ti rivolgiamo naturalmente il nostro in bocca al lupo perché questo tuo progetto possa concretizzarsi e poi magari ti invitiamo a presentarlo qui in anteprima in una prossima futura edizione magari del festival. Grazie a tutti e buona continuazione con Shortini Film Festival. Grazie a voi, buonasera.